si può sopportare la pioggia battente per tutto il secondo tempo per vedere un Lecce così. Tanto le mani si scaldano con gli applausi. Tuoni e fulmini in cielo, ma anche in campo, con Vugrinec da una parte, che nei primi 20 secondi della ripresa segna il 2-2 per i giallorossi, e proprio il pareggio resterà il segno della gara, arricchito però di gol, episodi ed emozioni, e con Serginho dall'altra, che fa ammattire il marcatore di turno. Pivotto infatti non ancora il suo passo, e dal piede brasiliano scocca il cross per il 19° gol in campionato di Andriy Shevchenko, l'1-2 della partita. Si riconcilia la tifoseria di Lecce con la propria squadra, che vede arrivare ad un passo dalla vittoria per poi planare su un 3-3 che in molti prima del fischio d'inizio avrebbero firmato come risultato più che soddisfacente. È successa una cosa che è successa altre volte, che ci ha visti penalizzati, cioè prendere gol alla fine della partita, e oggi è successo anche oggi. In mezzo, e in ordine cronologico, la squadra di Cavasin fa crollare l'imbattibilità di Sebastiano Rossi con un tiro dal dischetto di Cristiano Lucarelli, ineccepibile il 12° gol in campionato dell'attaccante. Ma anche prima, sia con Vugrinec in un paio di ghiotte occasioni che con lo stesso Lucarelli, il Lecce aveva messo sul chi va là la squadra di Maldini. Come dire, ottenere i primi punti in trasferta sulla Via del Mare non sarà compito possibile. Ma dopo il vantaggio è immediata la reazione rossonera e Birov di piede accompagna in rete il pallone dell'1-1, con la difesa pugliese un po' ingenua nell'occasione. Dai piedi di Vugrinec passano i tiri o le idee più offensive del Lecce, ma dai cartellini gialli di Borriello le squalifiche pesanti per il turno da giocare con la Juventus. Non ci saranno infatti Lucarelli, Viali e Tonetto. Nessuno marca Savino, che di testa infila a rete la punizione calciata da Giorgetti, quasi un replay per questo giocatore che la scorsa stagione fece un gol simile proprio ai rossoneri e in porta c'era però Abbiati. Quasi un sogno per il Lecce che spera nella vittoria, quasi un'abitudine per Calazze che raffredda gli entusiasmi dei padroni di casa con il suo secondo gol nella seconda gara consecutiva. Prezioso perché riporta tutto in equilibrio per i rossoneri e allontana il rischio della prima sconfitta per Cesare Maldini. Devo dire che la squadra si è comportata bene, la squadra solamente nell'occasione del secondo gol abbiamo dormito tutti quanti insieme, siamo stati così, una disattenzione collettiva. L'occasione di Gulis, se trasformata, sarebbe stata davvero troppo penalizzante per questo Lecce, che non dispiace mai ma raccoglie sempre poco, questa volta un punto dopo quattro sconfitte e un'iniezione di fiducia.